Namaste, io sono Ace the Brave, benvenuti ad un altro episodio di questo Let's Play XCOM Enemy Within. Evviva, non sto ancora tanto bene, quindi sto registrando lo stesso qualche episodio di questa serie, perché comunque mi piace tantissimo. Insomma, in prossimo trovate tutti quanti i link ai vari social network. Passiamo alla missione di oggi. Oggi è l'episodio 26 e abbiamo un sacco di roba da fare. Allora, intanto sono passato un attimo in caserma, purtroppo non abbiamo più il nostro Angry Joe, però ho dato un paio di nuovi che sono Necroscope e Necroscope 86, è un ragazzo molto molto bravo a fare let's play ed è inglese, e poi ho messo Husky di Starcraft, che è un altro ragazzo che fa video conosciutissimo per chi adora Starcraft 2, fa un sacco di bei video appunto a riguardo, e ha una voce che secondo me è veramente veramente bella. Ok, vediamo un po' che cosa ci può aspettare nella prossima missione, perché abbiamo da assaltare la base aliena e la base Exalt. Andiamo nella base Exalt, che è negli Stati Uniti, trovata un po' a caso tra l'altro, e ci andiamo con la nostra squadra. Direi di portare dietro non possiamo portare dietro Metal Canyon perché è ancora ferito. Quindi portiamo questa squadra, andrebbe anche abbastanza bene, ci sono tre pesanti però, Total Biscuit, Zang, allora loro vanno benissimo. A te posso dare finalmente il fucile, ti diamo questo, tanto per, è tanto diverso uno dall'altro. Ok, non si vede tanto la differenza, ma questo qua sembra più bello da vedere, quindi teniamolo. Qua ho bisogno di altre granate, quindi facciamo la granata normale, perché tanto non ci serve stordire nessuno. Quill va bene anche Northern Lion, però a Northern Lion gli diamo lo scope. Ok. E vediamo di mettere qualcun altro. Allora, possiamo mettere Zang, un altro cecchino. Avremo due cecchini in gioco. Troba Liki quasi sicuro, anzi sicuramente. Quindi mettiamo disponibile in modo che possiamo dargli la corazza, il fucile, la pistola, lo scope e il medikit. Andiamo di personalizzarti giusto questo, perché è sempre carino vederti un po' personalizzata. Ok, e assieme a tutti quanti adesso abbiamo uno per sorte, possiamo portare o un altro assaltatore o un altro cecchino. Forse è meglio portare un altro cecchino oppure un altro pesante. Forse è meglio un altro pesante, portiamo Total Biscuit. Portiamo Total Biscuit. Ah giusto, devo mettergli l'armatura. Un sacco di giallo sto giro. Vediamo un attimo di modificarlo. Non credo fosse giallo. E mi sa che abbiamo bisogno, esatto, abbiamo bisogno di produrre, torno al briefing, officina, oggetti, abbiamo bisogno di produrre un'altra corazza. Possiamo fare la corazza skeleton anche. Facciamo una corazza skeleton e basta, così passiamo un attimo qua. Attacco Exalt, conferma al nostro forse Northern Lion, forse Quill. Adesso vediamo un attimo come cosa gli va meglio. Se gli mettiamo la corazza skeleton ci dà bonus salute 3 e qua è bonus salute 4, però questa, grazie a un rampino i nostri soldati raggiungeranno facilmente posizioni elevate strategicamente importanti, che è bellissima, però meglio non darla a lui, a parte che tu sei invisibile, quindi hai addirittura quello. Diamola a Quill. Ok, diamoti questa. Il resto è tutto a posto, vediamo solo di metterti. Un motivo un po' diverso della corazza. Va benissimo, adesso appunto hai il rampino e a Total Biscuit, quindi diamo il carapace. Questo.
Ah, adesso c'è i colori giusti, perfetto. Facciamo la granata stordente. E a te manca il fucile. Sì, esatto, manca il fucile laser, quindi vediamo di produrlo. Crea oggetti. Arma pesante laser, eccola qua. Ok, così siamo pronti a partire. Vediamo, controlliamo un attimo se abbiamo tutto. Sì, via. Così vediamo di eliminare questi Exalt dalla faccia della terra. Una base tra l'altro nel nord, più o meno a Chicago siamo. Ah, esatto. Quartier generale dell'Exalt, all'ultimo piano di un complesso di uffici in città. Non abbiamo informazioni sul numero di agenti nella struttura, ma aspettiamoci una canita resistenza. Ok, accedi alla struttura e elimina tutti gli agenti. L'obiettivo di questa operazione è semplice: eliminare le forze Exalt all'interno dell'edificio e cancellare questa minaccia una volta per tutte. Buona fortuna, Strike 1. Ok, vediamo di muoverci, ho salvato la partita come sempre, vediamo di muoverci qua. Boom! Ok, ci mettiamo in guardia. Con gli altri vediamo di muoverci... Cos'è quella cosa lì? Wow! Addirittura hanno questo, quindi questa a quanto pare è una sala centrale. Qua dietro ci sono un paio di cose, forse... Non possiamo fare il giro? No. Possiamo andare su, però andare su è un po' un casino, quindi forse è meglio restare da questo lato e teniamoci abbastanza fuori. Tu puoi muoverti qua, che tanto sei nascosto. Quill lo vediamo qui. Non puoi metterti in guardia, quindi a sto punto mettiti qua. Flabaliki, vieni qui. Total Biscuit, vieni qua. E Ace, vieni qua. Ok, iniziamo così con un tank davanti e tutti gli altri intorno. Eccoli! Questi agenti dell'Exalt sembrano aver subito estesi potenziamenti genetici. Il che suggerisce che l'Exalt abbia accesso alla fusione e a laboratori come i nostri. Non suggerisco comunque di seguire un tale approccio sfrenato alle modifiche fisiologiche sui nostri soldati. Ok, sì, per fortuna sono tutti attaccati, quindi in teoria con il lanciarazzi, come ci viene suggerito, potremmo forse beccarli? Facciamo un po' fatica a vederli. Mi fa piacere intanto che abbiamo provato la nostra prima arma. Di queste, che va molto bene. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Quill, hai una percentuale 85. Hai 85 su questo soprattutto. Quindi qua puoi fare un colpo in testa e forse eliminarne uno. Perfetto, fuori uno. Un 13 critico che fa sempre bene. Total Biscuit ne vede uno da qua, quindi in teoria può lanciare anche il razzo. Però hanno tanta energia. Allora, loro un attimo che non li vedo, sono là dietro. Quindi qua li beccherei tutti e due. Uno lo uccido, l'altro gli faccio 6 danni. Quindi vai. Mancando clamorosamente il colpo. Vabbè, succede. Però mancare clamorosamente il colpo vuol dire anche distruggere una parte di questo e quindi permettermi di muovermi qua. E qua ne vedi uno al 58 e uno al 35. Non è per niente bene, buono. Però puoi lanciare questa granata a fare 4 danni almeno. Ok, fuori uno, l'altro 3 danni a quanto pare, quindi a quanto pare ha qualcosa che lo difende. Northern Lion può vedere quello al 100% e fargli anche il colpo critico perché ha la possibilità di farlo, perché è figo.
infligge fino a 9 danni? Sei danni critico, ok. E ovviamente tu sei rivelato e mancherebbe Flabaliki, che muoviamo qua e può pensare a questo. Perfetto, eliminati i tre da un lato, gli altri tre dall'altro. Dovrei allontanarmi perché vedo che c'è un pesante, se non sbaglio, tra questi. Ho visto giusto? Sì, c'è questo che è un pesante, quindi potrebbe lanciare il razzo anche lui. Quindi ci muoviamo là, qua. Sembra che l'Exalt preferisca l'aspetto alla funzionalità. Strategia perdente, secondo me. C'è tanto. C'è tutto carino e coccoloso. A parte carino e coccoloso, più o meno, diciamo. Colonnello Finisher. Bam! 6 danni. Ok, era il pesante tra l'altro questo. Quindi si becca 5 danni Lord Finisher, ma almeno non tira il lanciarazzi. Tu sei in guardia. E tu pure? Sì. Due cecchini in guardia. Allora, tu hai il lanciarazzi. Ce la fai ad arrivare fin qua in fondo? No. Flabaliki è là. Northern Lion è qua. 99% di colpire. E direi che può anche colpire. Bravissimo. E l'impeto a combattimento, che è una cosa molto bella. Tu puoi aprire questa porta. Puoi vedere quello al 95%. Vai. Ok, e il 9 danno critico. Scarica l'adrenalina, che è una cosa negativa a quanto pare per me. Tu puoi venire qua davanti. Ti becchi l'attacco opportunità di tutti e due? Sì. Uno è mancato. E l'altro invece colpito. 5 danni per Total Biscuit. Vediamo cosa riusciamo a fare lo stesso. Da qui ho la possibilità di lanciare una granata che fa 4 danni. 4 danni e poi... Sì, facciamo così. Così uno lo eliminiamo. E l'altro lo eliminiamo così. E questi? Ah, sono andati sotto. Allora, questo intanto colpo cinetico e ciao ciao. 18 danni, che bello. Tra l'altro un'altra cosa che notavo, e dovrò vedere anche dopo, effettivamente quanti colpi utilizza questa cosa. Tu puoi avvicinarti qua e curare? Più o meno. No, purtroppo non puoi curare da qua. Però puoi metterti in guardia. Ace uguale, vieni da questo lato. Anche se probabilmente non li vedrai, anzi infatti no, visto che non li vedi, spostati qua, eventualmente usa lanciarazzi dopo. E vediamo, intanto salute riparata sul nostro Lord Finisher fa sempre bene. Ok, non è successo nulla, perfetto. Allora, tu devi curare Total Biscuit. Total Biscuit può venire qui davanti e restare in guardia, e Flabaliki può venirgli accanto e curarlo. Ottimo. Vediamo chi tocca. Quill. Sono là. Tu puoi scattare fin qua. Ok, so che sono là sotto. Ace puoi venire qua. E Northern Lion ti metterei tipo in guardia. Quindi fuoco in corsa. Muoviti qui.
e in guardia. E tu in guardia. Ah, ok, ho tre colpi a disposizione a quanto pare adesso con questa. Quindi ottimo. Attenzione, forze ostili sono penetrate nella struttura. Eh sì. Forze ostili sono penetrate nella struttura. Attuare protocollo di sicurezza alfa. Qua tentiamo di colpire, ma non ce la facciamo. Ah, sono proprio qua fuori rimasti. C'è il 72% di beccarlo ed è lì. Quindi a sto punto direi, caro mio Lord Finisher, venga qui. Sono colpito. Sono addirittura riusciti a copiare la nostra holomappa. Ok, allora sono in 5. Perché ne vedo 4 io? Perché uno è là sotto. Allora, tu col colpo cinetico puoi far fuori questo, però c'è Total Biscuit dietro. Total Biscuit, chi vede? Vede quello là in fondo e ha i razzi trituratori anche, che però non può far passare. Allora, io un attimo, Quill ha la possibilità di vedere quello. E basta. Northern Lion pure. Questa parte qua è sopraelevata? In certo senso sì. Quindi tu puoi muoverti qua. Riflessi fulminei. Ah, giusto che non ci becca. Però adesso non ho il... Esatto, non ho una copertura qua. Però è un 100% su questo e il fuoco rapido. Quindi ciao ciao. Quill vede questo di qua con un 70%. Vai. Tenta di colpirmi perché ha questa abilità a quanto pare. E lo manchi, maledizione, 70% di colpirlo. Flambalichi può venire più o meno qua sotto. Tu puoi sconfiggere quello, però non mi piace per niente. Che fare? Allora, tu puoi venire qua. 99% di beccare quello, 60%, 35%. Granata ad aghi fa 4 danni e dovrei beccare tutti se la lancio qua. Ok, 4 danni, scarica l'adrenalina, vabbè. Tu puoi colpire questo. E chi manca da muovere? Total Biscuit e Flabaliki. Total Biscuit puoi venire qua e lanciare la tua granata stordente. Riesco a beccarne 3? No, becchiamo questi due. Solo uno è disorientato. A quanto pare non ho beccato 2. E tu hai le possibilità 69% di beccarli. Speriamo di beccare questo. Ok. Quindi ne mancano ancora 3. Vediamo cosa riescono a fare. Feromoni rigenerativi. Quindi hanno tirato su uno di energia. No, curato 3? Ah, perché questo è un medico. Quindi si è curato tantissimo, oltre che a fare qualcosa. Anche tutti i curi, quindi furbissimo. E questo invece che un cecchino ci colpisce. Tenta di colpirci, ma ci manca. Quindi ottimo, ottimo, ottimo. Allora, cominciamo da Northern Lion, che ha la possibilità di fare il doppio colpo. 76. E perché non vedi gli altri? In realtà puoi venire qua sotto, quindi direi che puoi anche farlo. Altra gente, evviva. Oh, non è tanto bella sta cosa. Allora, intanto fuoco rapido su questo. Uno e due, perfetto, fuori uno. Quill può beccare quello.
Con il colpo incapacitante. Così non può attaccare, vai. E lo manchi. No, lo colpisci. Ok, arma distrutta. Flabaliki, 69% di beccare quello. Vediamo un attimo, Lord Finisher, 6 a portata di qualcuno, a portata di questo, quindi direi che può andare qua e colpire questo. Perfetto. Quindi ne mancano 1, 2, 3 e 4. Sembra facile. Tu però hai il lanciarazzi. Lanciarazzi che becca questi 3. C'è un punto in cui ne becchi 3? No, c'è un punto in cui ne becchi 2 e gli distruggi quello. Quindi vai. Che distruggi la copertura di questo. Quindi ottimo Ace. E vediamo se Total Biscuit può fare praticamente la stessa cosa. Avrei dovuto farli al contrario queste due cose, in effetti. 4 danni, vai, colpiscilo per favore. Stavolta. Perfetto. Ok, eliminati quei due. Rigenera questo, tra l'altro, come cosa sbloccata. Manca questo e manca questo in realtà, che però non ha l'arma. Quindi manca Flabaliki, che possiamo muovere qua. 49, sai che ti dico? Fai la granata fumogena qui. Perfetto, che ci ha mancato. Non ho idea di che cosa sia il protocollo di sicurezza Omega, ma non mi piace come cosa. Ci muoviamo qua. Fuoco rapido. Vai. Un bel critico iniziale fa sempre comodo. E tu puoi colpire quello là in fondo. 7 danni, gli manca uno. C'è qualcuno che deve fare livelli? Total Biscuit in realtà. Quindi vediamo se riusciamo a muoverci. Provaci. No. Lord Finisher, andiamo sul sicuro. Muoviti qua sopra. E ciao ciao. Sono finiti? Sì! I nostri contatti alla WFXS dicono che in centro è stato segnalato un piccolo incendio ai piani superiori di un grosso edificio. Le fonti indicano che i primi soccorsi sono arrivati sulla scena in pochi minuti e finora non sono stati segnalati feriti. Alla luce dei recenti eventi verificatisi in tutto il mondo, è rassicurante sapere che il nostro personale di emergenze è ancora disposto a rischiare la vita per affrontare queste situazioni. Bisogna riconoscere all'Exalt di aver nascosto la propria struttura in piena vista. A quanto pare ce l'abbiamo fatta, abbiamo sconfitto la base Exalt, c'erano 15 persone dentro. Bella missione, abbastanza, sembra complicata ma non tanto. Mi fa piacere che ce l'abbiamo fatta, insomma, senza grosse perdite. Intanto vediamo anche quali vantaggi abbiamo adesso da questa cosa. Allora, intanto Flabaliki, Total Biscuit che è ferito, Flabaliki ha fatto un altro livello e gli possiamo dare o il fumo denso oppure le droghe da combattimento. Il fumo denso perché mi piace un po' di più. Ok. Opera d'arte, 4 opere d'arte recuperate. Ok. 3 manufatti Exalt, tecnologia Exalt, frammento d'arma. Fucile d'assalto laser, fucile di precisione laser, fucile arma pesante laser, lanciarazzi Exalt. Quindi un sacco di cose belle. Col quartier generale dell'Exalt distrutto e le forze rimaste che si nascondono, non dovremo più avere bisogno della sezione operazioni segrete.
Credo sia tempo di riconcentrare i nostri sforzi sugli alieni. Ok, vediamo un attimo nel mercato grigio queste opere d'arte se possono essere vendute o che cosa. Sì, valgono 10. Non ha alcun beneficio, quindi in realtà possiamo venderle così. E quindi abbiamo 150 che arrivano così. E poi dobbiamo vedere un attimo le armi, quelle al laser, quelle nuove. Tipo queste, che sono molto carine. Occupa la specialità di manutenzione alimenta che costringe. Ah, ok. Eventualmente possiamo darle se ci vengono richieste nelle richieste. In realtà non ne abbiamo avute praticamente mai. Però appunto è una cosa che possiamo fare. Abbiamo anche la base aliena da attaccare. Lo faremo però nel prossimo episodio di questo Let's Play XCOM Enemy Within. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave!